Allora, ragazzi, la mia tesi si compone di, prima di tutto, un frontespizio, c'è l'indice, e secondo quello che mi ha detto la mia relatrice, ho messo dopo i capitoli, ne ho fatti tre, che è comunque la media delle tesi triennali, 3-4 capitoli, poi ho messo conclusione, bibliografia e ringraziamenti. Tra parentesi, i ringraziamenti si possono mettere nella copia personale. La tesi io l'ho fatta di 57 pagine. Anche se vanno bene le tesi di 50 pagine, calcolando che comunque si prende molto spazio, a parte tra interlinee, margini, ma anche appunto per il fatto che bisogna inserire bibliografia, frontespizio, cioè le pagine comunque, anche se uno scrive solo 30 pagine di capitoli, poi vanno aumentando, quindi si arriva sempre più o meno a non meno di 45 pagine. Calcolando che io ho fatto tre capitoli, allora, all'inizio io sono partita con l'idea che dovevo fare un minimo di 10 pagine a capitolo, quindi io vi consiglierei di basarvi su questo. Come iniziare a scrivere ovviamente le vostre pagine? Io capisco benissimo che all'inizio uno non ha idea, infatti io sono stata la prima che mi sono basata sui siti. Purtroppo non viene spiegato in alcuni video su YouTube, anzi proprio io non ne ho trovati in cui spiegavano come parafrasare, perché appunto anche nei siti c'è scritto solo parafrasando per evitare il plagio. Allora, io da quello che ho capito ancora non sono sicura, mi sono laureata, ancora non sono sicura che si faccia così. In pratica, se c'è scritto, per esempio, se uno deve parafrasare lo scoppio della prima guerra mondiale, c'è scritto giorno tot scoppiò la guerra a causa dell'arciduca, eccetera, eccetera, che fu assassinato da, eccetera, eccetera. La parafrasi in questo caso sarebbe, per esempio, l'assassinio che avvenne giorno, cioè uno semplicemente cambia l'ordine delle parole oppure comunque proprio ti fa un discorso tuo, attingendo comunque sempre dal libro, quindi ovviamente non devi inventare nulla. E tu devi trarre, come se fosse un piccolo saggio breve delle superiori, devi trarre da fonti diverse un qualcosa che c'entri con la tesi che tu stai sostenendo. Nel concreto, per esempio, nella mia tesi, il corpo centrale è il perché le persone si arruolarono nella Prima Guerra Mondiale, perché quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale le piazze erano colme di persone che erano esaltate, euforiche, eccetera. Cioè, questo processo psicologico, anche se poi la professoressa, siccome l'ha chiesto a quella di storia, lei ha voluto incentrare il discorso più da un punto di vista storico. Quindi poi dipende anche dal relatore, quanto è esigente, quanto gli va comunque di uscire fuori dal loro ambito. Però, diciamo che se tu inizi il primo capitolo di solito è un'introduzione al tema, quindi nel mio caso Belle Époque, imperialismo, ci ho proprio dato un contesto a quello che stava succedendo. Nel secondo capitolo ho trattato proprio lo scoppio della prima guerra mondiale da un punto di vista proprio storico e nel terzo capitolo ho fatto dei paragoni tra appunto degli studi di sociologi, da un punto di vista appunto psicologico, mi sono basata sui libri che avevo di altre materie, non ho dovuto comprare niente. Niente di che, avrò speso pochissimi soldi a prendere solamente tre libri, poi mi sono basata su PDF online, la ricerca bibliografica l'ho fatta basandomi sulla bibliografia del capitolo da cui ho tratto, in questo caso il capitolo della Prima Guerra Mondiale. Avete presente che a fine capitolo c'è comunque la parte della bibliografia? Voi prendete quella parte, vedete se qualcuno di quei libri vi ispira, o comunque proprio prendete i concetti che sono scritti nel vostro libro, nella bibliografia poi della tesi, scrivete proprio il titolo del libro originale. In questo modo comunque la vostra bibliografia sarà ricca. E comunque, tranquilli, non c'è bisogno che nella bibliografia scrivete di aver letto 40 libri. Va benissimo anche soltanto che iniziate a scrivere il libro di testo. Scritto solo una citazione e scrivete un libro. Che non significa che se tu scrivi un libro devi averlo letto tutto, magari tu leggi solo un capitolo, solo due capitoli, solo due pagine, però intanto lo potete inserire. Quindi io per dire ho inserito anche libri delle scuole superiori di storia, di filosofia. Iniziate secondo me dalla ricerca bibliografica, ecco il lavoro di tesi, iniziate da là. Poi un indice improntato da voi, che poi comunque discuterete insieme. Poi un'altra volta ci andate, gli dite appunto il titolo che pensate di dare alla tesi. Un'altra volta ci andate, gli fate vedere un po' nel primo capitolo, cioè le prime magari due pagine che avete scritto del primo capitolo. Magari cercate di tartassare il vostro relatore in modo che comunque veda che voi siete attivi e magari sarà più disposto a dare voti alti. Nel mio caso,
A me ha dato 5 punti, anche se io non sono una persona che punta né al 30 né in questo caso ai 5 punti, semplicemente io punto a togliermi il pensiero. Anche quando il voto non dovesse essere quello che vi aspettate, ricordate che il voto della triennale importa poco se voi fate la magistrale. Poi quando vi chiederanno con quanto sei laureato, voi direte il voto della magistrale, quindi questa è la mia filosofia. Per quanto riguarda la tesi, io consiglio di chiederla a un relatore che già sapete che è un bravo professore, magari vedete nel gruppo su Facebook dell'università, cercate nella casella cerca, ricerca, non mi ricordo, scrivete il nome del professore, scrivete tipo, vedete un po' come relatore se alcuni l'hanno consigliato o no, oppure chiedete nel gruppo di WhatsApp, vi raccomando di farvi inserire nei gruppi WhatsApp della laurea del vostro del mese, nel mio caso era laurea giugno 2020. E niente ragazzi, io vi consiglio di chiederlo a un professore nella cui materia avete preso almeno 25, così il professore sarà più propenso magari ad accettare la vostra richiesta, soprattutto se è un professore molto gettonato. Magari chiedete la tesi a partire da 6 mesi prima, anche se la tesi si sa, la inizia a scrivere non prima di 2 mesi, o comunque magari sì, 3 mesi prima, ma molto così, cioè la inizia a scrivere, nel frattempo studi altre materie. Non ti prendere di ansia se ancora devi dare altre materie. Io ti direi, almeno questo è quello che ho fatto io, prima datti le materie e poi concentrati sulla tesi, però sempre fai quel minimo magari che ti consente di farti vedere ogni tanto il ricevimento, in modo che il professore vede che stai avanzando, che sei interessato. La tesi si stampa, nel mio caso l'hanno stampata in 4 giorni. Attenzione alle scadenze dei documenti da consegnare e io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo.